abbattere le barriere della diversità, promuovendo al contempo lo sport delle bocce. È questo l'ammirevole scopo alla base del protocollo d'intesa che domenica 3 marzo è stato sottoscritto a Cava dei Tirreni dalla Federbocce Campania e dalla cooperativa sociale Cava Felix, durante la cerimonia di premiazione del secondo Memorial Ferrara Sabato, che si è svolta presso il bocciodromo della SD Amici Congrega di Sant'Anna, società organizzatrice. Ad apporre la firma sull'accordo, che avrà una durata triennale, sono stati il vicepresidente della FIB Campania Doriana Rescigno ed Emiliano Sergio, presidente di Cava Felix, che dal 2014 opera nel campo dell'inclusione sociale, dello sport, dell'integrazione delle categorie protette e dell'abbattimento di ogni tipo di barriera. Il comitato regionale campano della FIB, che anche grazie al lavoro della responsabile paralimpica Rita Prisco sta mettendo in campo una serie di iniziative per consentire alle persone con disabilità di avvicinarsi allo sport delle bocce, mediante l'intesa con Cava Felix intende dare un ulteriore impulso all'impegno in favore dei soggetti deboli e vulnerabili, instaurando forme di collaborazione che consentano di perseguire un duplice obiettivo: sviluppare uno scambio di competenze e promuovere nelle scuole non solo attività caratterizzate da una forte attenzione alle diversità, alla disabilità e alle fasce deboli, che possano contribuire al benessere dei soggetti a rischio di esclusione sociale. Noi siamo molto vicini a tutti i settori, al settore giovanile, al settore paralimpico, e ci stiamo muovendo con varie iniziative, anche grazie alla responsabile paralimpica del comitato regionale, Rita Prisco. Ci stiamo muovendo appunto per cercare di coinvolgere sempre più persone, e nello specifico questa sera abbiamo stipulato questo protocollo d'intesa con questa associazione, appunto per voler intraprendere nuove strade, nuovi progetti e nuovi percorsi con le persone diversamente abili. Il protocollo d'intesa è solo un primo passo. Qual è però nella vostra mente l'obiettivo che attraverso questa sinergia intendete realizzare? Sicuramente promuovere il nostro sport, far avvicinare sempre più persone e far comprendere che veramente questo è uno sport senza alcun tipo di barriera. Cava Felix dal 2016 organizza a Cava dei Tirreni il Cavathlon, evento all'insegna dell'accessibilità che offre a tutti la possibilità di cimentarsi in svariate discipline sportive. Il presidente Sergio, primo passo concreto della sinergia instaurata, ha già annunciato il coinvolgimento della Federbocce Campania nella quarta edizione della manifestazione in programma a settembre 2019. Devo ringraziare la Federazione Regionale Bocce Campania che ci ha scelto come riferimento a Cava dello sport per tutti. Noi siamo la cooperativa sociale Cava Felix e organizziamo il Cavathlon, che è uno degli eventi ormai in pochi anni diventato importante come evento sportivo accessibile a tutti, e organizzeremo insieme praticamente la quarta edizione, che avrà luogo a settembre a Cava dei Tirreni con la Federazione Bocce Campania.